visse su questa terra quasi 5.000 anni fa. Hollywood resuscitò il suo nome e ne fece la star del film La Mummia. È il morto maledetto, dotato di poteri soprannaturali, che emerge dalla tomba profanata in cerca del suo amore perduto. Ma non si tratta solo di fiction. Questa è la vera storia di Imhotep. Si pensa che la mummia di Imhotep sia sepolta nei pressi di Saqqara, la leggendaria città dei morti. Nella sua tomba, mai trovata, sono sepolti segreti vecchi di 5.000 anni sulla costruzione delle piramidi, la nascita della medicina e l'origine delle mummie. Imhotep, la mummia per eccellenza, sta per essere risuscitato. Imhotep fu venerato in tutto il mondo antico. Le sue conquiste spaziarono dall'arte alla scienza, dalla politica alla religione. Fu il costruttore della prima piramide, il primo architetto al mondo a noi noto. Padre della medicina, sommo sacerdote e primo ministro del più potente stato della Terra agli albori della civiltà. Per questo, gli storici chiamano Imhotep il primo genio mai esistito. Duemila anni dopo la sua morte, furono riconosciute le conquiste terrene di Imhotep ed egli fu elevato al rango di un dio. Nell'antico Egitto era raro che si conferisse questo onore ad un uomo comune. Come Gesù nella tradizione cristiana, Imhotep veniva considerato allo stesso tempo un essere mortale e il figlio del Dio creatore. Per venerarlo, vennero costruiti altari nei più importanti templi d'Egitto, a File, Karnak, Tebe e Luxor. Migliaia di pellegrini affluivano dalla Grecia, da Roma e da tutto il mondo antico per portare statue votive ai suoi altari. La tomba e i templi di Imhotep divennero nell'antichità ciò che è divenuto Lourdes per noi, luoghi di guarigione e di culto. Ma come fece un uomo di origini terrene ad elevarsi al rango di un dio? Quali sono i poteri segreti ed eterni della medicina e della magia di Imhotep? Come fece Imhotep a ideare e costruire la prima piramide, la struttura destinata a simboleggiare in eterno l'Egitto? Gli studiosi sospettano che le soluzioni di questi misteri siano sepolte con la mummia di Imhotep. Per questo cercano la sua tomba. Egitto, ai nostri giorni. 25 chilometri a sud del Cairo, non lontano dalle piramidi di Giza, gli archeologi stanno scavando sotto la sabbia di Saqqara. Come direttore generale delle piramidi di Giza e Saqqara, il dottor Zahi Awas è sovrintendente alla conservazione dei monumenti egiziani. Ho sempre sostenuto che non si può mai sapere quali segreti nasconda la sabbia dell'Egitto, ma se è la tomba di Imhotep il segreto nascosto sotto la sabbia di Saqqara, sarà la scoperta più importante del secolo, quella di cui tutti parleranno.
Saqqara, sulle rive occidentali del Nilo, è stata a lungo una città sacra dei morti, un vasto cimitero in una civiltà che faceva della preparazione alla morte il fulcro della vita. Negli ultimi 200 anni, gli archeologi hanno effettuato scavi in questa zona alla ricerca della tomba di Imhotep. Qui, Imhotep costruì la piramide a gradoni come tomba del faraone Djoser. Gli egittologi ritengono che Imhotep debba essere sepolto nei pressi della piramide a gradoni, vicino al faraone che servì e al capolavoro da lui creato. L'archeologo Karol Mischliwiec è l'ultimo di una lunga lista di illustri studiosi che si sono dedicati alla ricerca della tomba di Imhotep. La sua missione archeologica polacco-egiziana sta effettuando scavi in un'area precedentemente ispezionata. Ora, dopo 12 anni di scavi, Mischliwiec sta forse per fare una grande scoperta. Ci troviamo sul lato occidentale della piramide di Djoser, la più antica al mondo. Quest'area è stata dimenticata e trascurata dagli archeologi per più di un secolo, perché tutti credevano che qui ci fossero solo cave e materiale di scarto. Si sbagliavano. I nostri scavi hanno dimostrato che in quest'area ci sono molte cose di interesse archeologico. Mischliwiec e il suo team hanno fatto una serie di importanti scoperte che sembrano condurre alla tomba di qualcuno che nell'antichità era molto venerato, forse lo stesso Imhotep. Recentemente hanno portato alla luce un cortile che, come dimostrano alcuni elementi, era un tempo un'importante e popolare meta di pellegrini. Qui, su questa superficie di terra spianata, abbiamo trovato numerose chiazze di colore rosso e nero, resti di fuochi rituali lasciati da chi veniva in questi luoghi a venerare i propri morti. Col procedere degli scavi, il team ha portato alla luce qualcosa di più delle tracce dei fuochi dei pellegrini. Con loro grande stupore, hanno trovato i resti dei pellegrini stessi. Sul lato della piramide, considerato archeologicamente meno interessante, Mischliwiec ha scoperto un cimitero di mummie. Le mummie risalgono all'epoca greco-romana o tolemaica, che va dal 300 avanti Cristo alla nascita di Cristo, l'inizio dell'era attuale, un'epoca posteriore a quella di Imhotep di circa 2000 anni. Questo luogo deve essere stato molto importante, perché intorno a questo pozzo funerario dell'antico regno ci sono numerose mummie del periodo tolemaico. Ciò significa che anche dopo 2000 anni la gente sapeva che qualcuno di importante era sepolto qui. Poteva trattarsi di Imhotep? Duemila anni dopo la sua morte, fonti greco-romane riportano che pellegrini afflitti da malattie o malformazioni si recavano alla tomba di Imhotep per essere guariti. In Egitto sono state ritrovate più di 400 statuette votive di Imhotep. I pellegrini credevano che le statuette lasciate come offerte nei templi e sugli altari avrebbero invocato Imhotep, il dio della medicina, affinché mettesse fine alle loro sofferenze. Molte mummie portate alla luce da Mischliwiec mostravano segni di malattie o di lesioni.
Se si tratta dei resti dei pellegrini che invocavano i poteri curativi di Imhotep, allora Mishlivietz sta forse per scoprire la tanto ricercata tomba. Ma com'è possibile che sia improvvisamente scomparsa una delle tombe più sacre dell'antichità? Come si sono perse le tracce della tomba di Imhotep? La risposta è nella nuova religione che scosse il mondo antico, il cristianesimo. L'ascesa del cristianesimo a religione di Stato dell'Impero Romano nel IV secolo segnò la fine delle religioni egizie. Gli antichi templi furono chiusi o distrutti. I sacerdoti egiziani, le sole persone in grado di leggere e scrivere i geroglifici degli antichi testi, vennero uccisi. E con essi andarono perduti per sempre i segreti dell'antica civiltà egizia e delle gloriose conquiste di Imhotep. Nei successivi 1500 anni, le leggende di Imhotep erano state quasi dimenticate quando una scoperta le resuscitò dall'oblio. Nel 1799, mentre Napoleone stava saccheggiando i tesori dell'Egitto, i suoi soldati francesi scoprirono una grande lastra di pietra scritta in greco, in demotico e negli allora incomprensibili geroglifici. Si trattava della Stele di Rosetta. E poiché gli studiosi sapevano leggere il greco e il demotico, la stele divenne la chiave per decifrare i geroglifici egiziani per merito del francese Champollion. Per la prima volta in quasi 1500 anni, gli studiosi erano in grado di leggere gli scritti dell'antico Egitto. In migliaia di iscrizioni e papiri, un nome ricorreva nelle leggende e nelle storie di miracoli. Imhotep. Egli trasforma campi incolti in copiosi raccolti. Rende fertili le donne sterili. Riempie i letti asciutti dei fiumi con acque vitali. Le storie su di lui erano così fantastiche e scritte così tanti secoli dopo la sua morte che gli studiosi ritennero che il grande saggio fosse un'invenzione di epoche successive. Così Imhotep venne considerato poco più di una leggenda. Tutto cambiò il 2 gennaio 1926. Durante uno scavo archeologico vicino alla piramide a gradoni, il ricercatore trovò la base di una grande statua di pietra. Chiamò l'esperto di antichità Cecil Firth. Firth lesse i geroglifici, una lista di titoli sbalorditivi. Cancelliere del re del Basso Egitto, primo dopo il re dell'Alto Egitto, architetto del Grande Palazzo, Sommo sacerdote di Eliopoli. E il nome del detentore di tutti questi titoli. Imhotep. La leggenda divenne così una realtà ed ebbe inizio la ricerca della sua tomba. Dopo la morte di Firth nel 1931, altri archeologi proseguirono le ricerche della tomba di Imhotep. Ritenevano che la mummia di Imhotep dovesse essere sepolta all'ombra della sua impresa più notevole, la piramide a gradoni di Saqqara. La piramide a gradoni è rivoluzionaria per forma, materiali e dimensioni. Infatti, è la prima piramide mai costruita. È il primo edificio monumentale in pietra della storia.
ed elevandosi per 62 metri al di sopra del suolo, era più grande di qualsiasi altra costruzione antecedente. Intorno alla piramide ci sono 150.000 metri quadri di templi, magazzini, altari, cortili, passaggi e tombe secondarie. Costruita per ospitare le spoglie mortali del faraone Djoser, la piramide a gradoni divenne il simbolo del potere terreno del faraone stesso. La costruzione della prima piramide servì anche all'unificazione dell'Egitto, che divenne così il primo stato della storia. La piramide fu un progetto a livello nazionale che rese più unita tutta la popolazione. La costruzione delle piramidi, secondo me, unificò l'Egitto e fece lavorare tutti per il re. Prima della piramide a gradoni, la tomba di un faraone consisteva in una struttura bassa in mattoni chiamata mastaba, che in arabo vuol dire panca. Questa ricostruzione al computer mostra una mastaba della prima dinastia costruita 100 anni prima dell'epoca di Imhotep. Gli scavi si trovano a Saqqara, a meno di un chilometro dalla piramide a gradoni. Per più di 500 anni, i re d'Egitto furono sepolti sotto mastabe di mattoni. Con l'avvento del faraone Djoser e del suo architetto Imhotep, il volto dell'Egitto cambiò per sempre. Ma come e perché lo fecero? Aiutati da 5.000 anni di erosione per opera della sabbia e del vento, gli archeologi scoprirono che nel cuore della piramide a gradoni esisteva una serie di mastabe di pietra. Si poterono identificare le fasi della costruzione, poiché al termine di ognuna l'edificio definitivo veniva rivestito di calcare bianco. Seguendo i diversi stadi rifiniti, gli studiosi hanno concluso che la piramide a gradoni è il frutto di una serie di adattamenti. Imhotep aggiunse una mastaba di pietra sopra l'altra finché il monumento dominò il paesaggio, divenendo la più grande costruzione al mondo. Vediamo come Imhotep costruì la piramide a gradoni. All'inizio c'era una mastaba, la prima mastaba costruita in calcare. Poi aggiunse due piccole sezioni per sovrapporre altre tre mastabe. In seguito fece un'altra estensione allo scopo di includere le altre mastabe. Ne mise sopra altre due e così abbiamo la piramide a gradoni completata. La costruzione della piramide di Imhotep destò grande stupore. Era un progetto pubblico che non aveva precedenti in nessuna parte del mondo. La piramide a gradoni sarebbe stata la prima di una serie di più di 100 piramidi costruite dal 2600 al 1600 a.C., tutte basate sul progetto originale di Imhotep. Nel giro di un secolo dalla morte di Imhotep, la sua piramide a gradoni si trasformò in una con le pareti più ripide, poi in una piramide curva e infine in una piramide vera e propria. In quegli stessi 100 anni, le piramidi aumentarono da 60 metri d'altezza per 130 di larghezza a circa 150 metri d'altezza per 250 di larghezza.
Benché gli studiosi abbiano svelato molti dei segreti della costruzione delle piramidi, una domanda rimane senza risposta. Perché Imhotep scelse il triangolo come simbolo della vita eterna? Una possibile risposta la ricaviamo dalle iscrizioni alla base della statua di Djoser. Il testo rivela che uno dei titoli di Imhotep era Sommo Sacerdote di Eliopoli. Oggi Eliopoli è un attivo e affollato sobborgo del Cairo, ma al tempo di Imhotep era il centro di un potente culto del sole. Il triangolo era un simbolo fondamentale del culto, poiché i raggi del sole scendono dal cielo in fasci che formano triangoli. Il punto focale del culto del sole era Benben, la mitica pietra da cui fu creato il mondo e dalla quale apparve il primo dio. La pietra originale è andata persa, ma la sua forma è stata tramandata nel suo geroglifico che termina con forma triangolare, a piramide. Per Imhotep, sommo sacerdote di Eliopoli, la forma triangolare dei raggi del sole e della pietra Benben, rievocata dalla piramide a gradoni, sarebbe stato un efficace mezzo per garantire la vita eterna. Gli egiziani costruirono le piramidi secondo la forma di Benben, per essere messi in contatto con il dio sole. Ma Benben può essere rappresentato anche come la punta di una piramide. È il simbolo di Ra, il dio sole, il simbolo che completa la piramide, che fa del re un dio. A qualche centinaio di metri dalla piramide a gradoni, l'interno della camera funeraria del faraone Unas ci chiarisce il significato della piramide nell'antico Egitto. I muri della tomba, infatti, sono ricoperti da geroglifici scolpiti chiamati i testi della piramide. Questa guida all'aldilà suggerisce al re di salire una scala per il paradiso. Là, il re correrà insieme a Ra, il dio sole, verso la vita eterna. Per gli antichi egizi, la piramide a gradoni era letteralmente una scala verso il paradiso. Ma i piani di Imhotep per aiutare il faraone Djoser a raggiungere l'aldilà non si limitavano all'aspetto esterno della piramide e al complesso dei templi che si ergeva attorno ad essa. I suoi piani si estendevano anche sotto la sabbia. La dottoressa Salima Ikram, un'esperta di pratiche di sepoltura degli Egizi, è scesa sottoterra per far luce sulla mummia di Imhotep. Sotto le rocce del deserto si trova la più estesa e intricata rete di passaggi, tunnel, false porte, camere e gallerie che gli Egizi abbiano mai creato. Cinque chilometri di corridoi sotterranei connettono 400 stanze riempite di ogni cosa, dal cibo agli oggetti d'arte, all'oro, ai gioielli. Imhotep creò un enorme labirinto di strade senza uscita e finte porte per sviare i profanatori di tombe dalle grandi ricchezze e da quel particolare tesoro per cui la piramide era stata costruita: la camera mortuaria del faraone. La dottoressa Salima Ikram spiega che questo è il luogo dove riposa il faraone Djoser della terza dinastia. C'è un pozzo profondo 27 metri che porta ad una piccola camera funeraria in granito, ostruita in origine da un masso di granito di 3 tonnellate e mezza. In questa camera si trovava il sarcofago e al suo interno una bara di legno con la mummia del faraone Djoser.
È qui, nella camera funeraria di Djoser, che Imhotep l'architetto e Imhotep il medico convergono. Come visir del re, Imhotep fu incaricato di costruire la camera funeraria di Djoser e come sacerdote ne supervisionò la mummificazione. Fu probabilmente perfezionando le tecniche di mummificazione che Imhotep approfondì la sua conoscenza del corpo umano. Ma quando gli archeologi penetrarono nella tomba di Djoser nel 1934, trovarono solo il tronco, il braccio destro e il piede sinistro. La dottoressa Salima fa notare che se si osserva la mummia si può rilevare che il piede è perfettamente conservato. Le bende di lino sono avvolte intorno al piede così scrupolosamente che si possono vedere le unghie e tutti i tendini. Questo è tipico della mummificazione della terza dinastia, quindi deve trattarsi di un pezzo del corpo del faraone Djoser. 200 anni dopo la morte di Djoser, il processo di mummificazione era praticamente perfetto, a giudicare dallo stato di conservazione di questa mummia di Nefer risalente a 4.000 anni fa. Non solo il corpo è avvolto in bende di lino, ma è stata introdotta una nuova tecnica, l'eviscerazione, cioè l'asportazione degli organi interni. La mummificazione ebbe una grande influenza sulla medicina egiziana. Supervisionando il lavoro di imbalsamazione, Imhotep poté acquisire una conoscenza approfondita della posizione degli organi interni e dell'anatomia umana. Probabilmente utilizzò quello che aveva imparato dalla mummificazione dei morti per curare i vivi. A qualche chilometro dalla piramide a gradoni, presso le piramidi di Giza, le scoperte archeologiche hanno dimostrato che Imhotep, per le sue pratiche mediche, possedeva probabilmente il migliore laboratorio del tempo. Nel 1990, il dottor Zai Awas, uno dei più illustri archeologi egiziani, fece un'importante scoperta vicino alla Grande Piramide a Giza. Awas portò alla luce il complesso in cui venivano ospitati e sepolti gli operai che costruirono la Grande Piramide. Gli scavi di Awas nel villaggio e nel cimitero degli operai stanno facendo luce sulle tecniche di costruzione delle piramidi, sulle condizioni di vita e sulle cause di morte degli operai. Ogni scheletro racconta una storia, la storia di quegli egiziani che idearono e costruirono questa meravigliosa struttura. Awas riesumò i corpi di 20 operai e ne spedì gli scheletri ad un vicino laboratorio dove vennero esaminati ai raggi X. Come era ipotizzabile, i raggi X rivelarono che molti operai avevano subito lesioni in vita. La grande sorpresa fu che molte di quelle lesioni erano state curate con valide procedure mediche. Si notano fratture alle braccia in via di guarigione dopo essere state steccate. L'estremità di questo osso è ben calcificata. Ciò significa che l'amputazione della parte inferiore della gamba fu eseguita correttamente. Alcune lastre e resti di ossa mostrano le testimonianze della prima operazione al cervello della storia. Una ricercatrice egiziana mostra il cranio di un uomo affetto da un tumore, la cui metastasi ha raggiunto l'osso in questa zona. Sembra che abbiano cercato di fare una specie di operazione chirurgica, come si può notare da alcune scalfitture dell'osso. Nel 2500 avanti Cristo, alcuni medici egiziani perforarono questo cranio per diminuire la pressione esercitata dal tumore.
Come costruttore della prima piramide, è possibile che Imhotep si sia occupato delle lesioni degli operai, dirigendo il primo centro traumatologico al mondo. Ippocrate, il greco riconosciuto come padre della medicina moderna, visse nel IV secolo avanti Cristo. Ma in base a quanto rinvenuto, Imhotep utilizzava tecniche mediche relativamente avanzate 2000 anni prima di Ippocrate. Il dottor Amdi El-Rafei, medico e ordinario di medicina degli antichi egizi all'Università Americana del Cairo, ritiene che Imhotep abbia scritto il primo trattato di medicina al mondo. Qui, in un mercato del Cairo, il dottor Amdi, basandosi su un antico manoscritto egizio, sta cercando gli ingredienti che Imhotep potrebbe aver prescritto. La medicina degli egizi si mescolava ad una buona dose di magia, ma molti trattamenti erano scientificamente validi ed efficaci. Il miele, ad esempio, era comunemente usato come ingrediente nei composti per curare le ferite. Il miele è un medicamento veramente fantastico. È battericida e batteriostatico, ossia uccide ed impedisce la moltiplicazione dei batteri. Immaginate il suo effetto sulle ferite. Mettete del miele su qualsiasi ferita e vi posso garantire che non si infetterà, perché il miele uccide i batteri. Il dottor Amdi ha scoperto i poteri curativi del miele in un trattato di medicina dell'antico Egitto che potrebbe essere basato sugli scritti di Imhotep. Il papiro di Edwin Smith, dal nome del suo primo possessore, è il più antico e importante papiro mai ritrovato. Risalente al 1550 a.C., il documento elenca 48 casi di lesioni traumatiche e i loro trattamenti. È il primo caso di utilizzo di suture per le ferite, pane rancido per le infezioni e carne cruda contro il sanguinamento. Il papiro inizia con le lesioni alla testa e procede verso altre parti del corpo. La stessa struttura espositiva utilizzata oggigiorno dall'anatomia di Gray. Il contenuto del papiro di Edwin Smith è molto scientifico, nel senso che presenta un caso come lo presenteremmo oggi a degli studenti di medicina. Cita un caso clinico, dice come farne la diagnosi e come seguirlo. Il papiro di Edwin Smith precede Ippocrate di più di 1000 anni. E considerando il linguaggio arcaico del papiro, il dottor Amdi sospetta che i trattamenti siano stati trascritti da documenti ancora più antichi, forse gli stessi sepolti insieme a Imhotep. Se troviamo la tomba di Imhotep, sarà una grande scoperta, più importante di quella della tomba di Tutankhamen, sempre che la si trovi intatta. Al suo interno potremmo trovare dei testi di medicina molto più antichi di quelli greci, oltre agli strumenti usati da Imhotep nella sua pratica medica. Sarebbe una fra le più grandi scoperte della storia. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che se la tomba di Imhotep e la capacità di leggere i geroglifici non fossero andati persi per così lungo tempo, oggi i medici giurerebbero fedeltà a Imhotep e non ad Ippocrate. Il ritrovamento della sua tomba eleverebbe Imhotep al posto che gli spetta nella storia, quello di padre della medicina moderna. Nel 1931, poco dopo aver trovato la base della statua con il nome di Imhotep, Cecil Firth morì. L'archeologo britannico Walter Emery proseguì le ricerche della tomba di Imhotep. Nel 1964, Emery iniziò a lavorare nell'area a nord della piramide a gradoni, vicino agli scavi di Cecil Firth.
Furono reclutati 400 operai e per la prima volta si usò un bulldozer. La spedizione di Emery si trovò ben presto di fronte ad un'insolita scoperta. Una vasta rete di catacombe riempite di vasi d'argilla riposti in bell'ordine. Dentro ad ogni vaso, Emery trovò una mummia di Ibis, un uccello sacro agli egizi lasciato come offerta votiva ad Imhotep. Emery e i suoi uomini pensarono di essere vicini alla sua tomba. Kofti Saad aveva 18 anni quando lavorò agli scavi di Emery. Oggi ci racconta la scoperta degli Ibis. Fu un'enorme soddisfazione fare una così grande scoperta dopo tutto quel duro lavoro. Facemmo una gran festa, come per un matrimonio. Gli operai dissotterrarono in tutto 1,5 milioni di ibis mummificati. Trovarono anche una galleria piena di mummie di babbuino, altro animale legato ai riti di Imhotep. Poi oltrepassarono la galleria dei babbuini e scoprirono un profondo pozzo funerario dell'antico regno, una camera del periodo di Imhotep. Quando arrivarono in fondo al pozzo funerario, trovarono un vaso di argilla con il sigillo di Djoser, ma nient'altro. Emery cercò la tomba di Imhotep per 7 anni, finché morì nel 1971. Ma le ricerche di Kofti Saad continuano. Saad ora lavora per l'archeologo polacco Karol Myśliwiec e lo assiste nei suoi scavi ad ovest della piramide a gradoni. Le mummie che Myśliwiec ha riportato alla luce confermano che questo continuò ad essere un luogo di sepoltura e di pellegrinaggio anche 200 anni dopo la morte di Imhotep. Ma riesumando le mummie del periodo greco-romano, Myśliwiec ha scoperto qualcosa risalente all'antico regno. Un muro fatto di pietre, mattoni e malta. Questa tecnica di costruzione permette di retrodatare il sito alla terza dinastia, il periodo in cui visse Imhotep. Quando vicino al muro i suoi operai trovarono dei cocci di piastrella azzurri, Myśliwiec ebbe la certezza di non essere lontano dal ritrovamento di Imhotep. Ceramiche come queste, infatti, sono state trovate in un solo luogo, il complesso funerario del faraone Djoser. È molto probabile che qui si trovi la tomba di qualcuno di alto rango, qualcuno di importante almeno quasi quanto il faraone stesso. Potrebbe trattarsi di Imhotep? Il team di Myśliwiec era motivato. Erano convinti di riuscire dove gli altri avevano fallito. Gli operai continuarono a scavare verso est, verso la piramide a gradoni, in cerca dell'entrata ai sotterranei della tomba. Per mesi vennero trovati ed esplorati nuovi pozzi funerari. Poi, sul fondo di uno dei pozzi, scoprirono un altro muro della terza dinastia. Quando lo abbatterono, scoprirono la facciata di una tomba. Quando abbiamo rimosso il cumulo di pietre e mattoni che ricopriva la facciata della tomba, abbiamo visto il primo rilievo. Si trattava del segno geroglifico P, che si ritrova anche nel nome Imhotep. Myśliwiec, come i suoi predecessori Firth e Emery, si sentiva sul punto di fare una delle maggiori scoperte archeologiche della storia.
Per mesi si procedette all'asportazione delle macerie e al restauro. Poi Mishlivets e il suo team fecero una scoperta sorprendente. La struttura non era una tomba, poiché non conteneva alcun sarcofago, bensì una rara cappella funeraria. I geroglifici rivelarono che apparteneva ad un potente primo ministro o visir, una figura fino ad allora sconosciuta. Il suo nome era Meref Nebef e il suo soprannome Fefi. Il geroglifico che aveva incuriosito Mishlivets non faceva dunque parte del nome Imhotep. Ma la sua delusione scomparve non appena entrò nella cappella funeraria. Si tratta infatti di una delle cappelle meglio conservate che siano mai state ritrovate. Essa risale alla fine della quinta dinastia, verso il 2300 a.C. e questo significa che Fefi visse circa 400 anni dopo Imhotep. Come nella maggior parte dei casi, gli affreschi rappresentano scene idilliache della vita di Fefi nell'aldilà, giorni passati a cacciare, pescare o in compagnia delle sue quattro mogli e dell'amante. Ma questo idillio nell'aldilà avrebbe avuto luogo solo se i parenti del visir avessero portato le dovute offerte alle due finte porte della cappella. Questo era un luogo in cui i vivi contattavano i morti. Infatti, i sacerdoti del culto dei morti e i familiari portavano qui le offerte per depositarle di fronte alla finta porta, dove si pensava che apparisse lo spirito del defunto per prenderle. La cappella funeraria di Fefi è una scoperta spettacolare, il coronamento di una stagione di scavi. Ma proprio mentre Mishlivets e il suo team stavano chiudendo la zona degli scavi, fecero un'altra scoperta. Mentre chiudeva l'entrata di un pozzo funerario, uno degli operai di Mishlivets scoprì un corridoio segreto. Per sapere dove conducesse e quanto fosse lungo il corridoio, venne utilizzato un apparecchio radar digitale. Facendo attenzione a non scivolare nel pozzo, profondo quasi 20 metri, il collega di Mishlivets si è affacciato sul buco. L'apparecchio digitale funziona come un radar, emette onde che vengono riflesse dalle superfici che incontrano, ritornando poi al ricevitore. Lo strumento ha misurato una distanza di 80 metri. Questo significa che il corridoio conduce direttamente al cuore della piramide a gradoni. Questo buco porta ad una galleria sotterranea che si estende per almeno 80 metri in direzione della piramide di Djoser. Qui deve essere sepolto qualcuno che occupava un posto molto elevato nella società egiziana, forse addirittura lo stesso Imhotep. Mishlivets dovrà aspettare fino alla prossima stagione di scavi per scoprirlo. Per ora, quasi 5.000 anni dopo la sua morte, Imhotep rimane elusivo. Ma una domanda opprimente perseguita i ricercatori. La tomba di Imhotep verrà trovata intatta? Credo che se un giorno verrà scoperta, e lo sarà, la tomba di Imhotep verrà trovata intatta. Un giorno qualcuno che non starà cercando questa tomba, ma un'altra, un tempio o qualcos'altro, si imbatterà nel nome di Imhotep scritto in geroglifici.
L'archeologo che per primo vedrà questo nome inciso nella pietra sarà la persona più fortunata del mondo. Presto, comunque, la ricerca di Imhotep proseguirà. Ma mentre gli archeologi continuano a cercare la sua mummia e Hollywood continua a invocarne il nome, Imhotep, con il suo genio e le sue conquiste, ha raggiunto lo scopo principale di tutta una vita, diventando immortale.